Stai per ascoltare Review, programma di attualità registrato in diretta, in onda su Parole di Vita. Benvenuti in diretta a Review, in questo spazio dedicato alla edificazione del credente in continua crescita dal punto di vista spirituale, perché è sempre alla ricerca di nuove benedizioni della parola e dell'indicazione del Signore. E questo programma, come ogni programma della rete cristiana Parole di Vita, vuole proprio alimentare la crescita del singolo credente. Oltretutto noi abbiamo come intenzione, proprio ancora questa mattina la rinnovo, la nostra intenzione, il nostro desiderio è che tu possa incontrare e conoscere il Dio che ti ha creato e che oggi vuole con te incamminare un cammino, iniziare un cammino, intraprendere un percorso di crescita personale. Egli vuole rivelarsi alla tua vita in un modo straordinario. Devi avere la percezione, caro amico, cara amica, questa mattina, mentre insieme ragioneremo intorno alla parola di Dio su un tema estremamente importante, che è appunto quello di vivere un cristianesimo di qualità. Ecco, non lasciarti spaventare da questo titolo, è soltanto quello che ti accade in automatico quando con tutta te stessa, con tutto te stesso, incontri colui che è la qualità e per eccellenza, per antonomasia. Stiamo parlando del nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo, il quale con l'esempio perfetto della sua vita sulla terra è stato capace ed ha raggiunto le corde più profonde della vita e dell'animo umano. E ancora questa mattina, essendo il nostro Signore Gesù vivente e operante attraverso lo Spirito Santo, in questo momento di live siamo in diretta, sono le ore 12:04 del 22 luglio, qui dallo studio vi sto trasmettendo e vi sto parlando proprio con tutto il cuore, vi dico aprite, apriamo insieme il cuore al Signore per crescere e affrontare ancora oggi un tema importante. Oggi parleremo, come già anticipato, parleremo della qualità, la qualità dell'esperienza cristiana, che porta poi anche ad essere una chiesa di qualità, perché la chiesa, come detto molte volte e lo ripeto ancora, non è composta dalle mura. Noi a volte diciamo chiesa per indicare il luogo, per indicare la cattedrale. Ecco, per esempio in ogni città c'è la chiesa dedicata ad un santo o ad un altro santo, potrebbe essere quella identificata nel tuo immaginario con la parola chiesa, ma in realtà quando Gesù parla di chiesa e quando Dio oggi in questo momento vuole parlare a te di chiesa e quindi di chiesa di qualità, perché quello è il tema che tratteremo, si sta riferendo alla qualità della tua esperienza personale, che ti porta in automatico a vivere delle esperienze straordinarie alla presenza del Signore, proprio in questa dinamica di crescita personale, che non ha niente a che fare con le motivazioni mentali che l'uomo potrebbe avere l'abilità di creare. Qui parliamo dello spirito, quello che Dio vuole fare nella tua vita ha a che fare col soprannaturale, nulla di razionale e nemmeno di immaginario, tutto impiantato nella potenza e nell'onnipotenza incomprensibile all'animo umano, l'onnipotenza del nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo, il quale in questo giorno, anche per te caro amico, ha aperto una porta e sta dicendo vieni, andiamo al Padre, vieni al Padre. In questo giorno tu hai possibilità di accedere al Signore, al Padre onnipotente, creatore, attraverso proprio Gesù. Meravigliosa notizia, meravigliosa opportunità, grande possibilità, ovvero quella di essere dei cristiani di qualità. Oggi parleremo di questo argomento, lo faremo insieme al nostro ospite già collegato con noi e già pronto dalla sua postazione, dalle Marche, mi sto riferendo al pastore Massimo Mansi della chiesa, delle chiese di San Severino Marche e di Loreto, e ve lo presenterò tra breve. Intanto però, come sempre facciamo, vogliate accomodarvi e accomodiamoci, prendiamo insieme un buon caffè biblico. Buongiorno e buon caffè biblico a voi. Una nostra amica e figlia spirituale, Angela, vedendo il caffè biblico Tu sei un Giuda, mi ha detto che a Napoli, da dove lei viene, esiste questa espressione, sinucain,
spero di averla detta bene. I nostri dialetti sono una ricchezza nazionale, bisogna ammetterlo. Sei un Caino. È un'espressione potente. Caino è una figura importante nella Genesi, è l'archetipo dell'assassino, della banalità del male, la rappresentazione massima del peccato che è insito nel cuore umano, perché stiamo parlando proprio dei figli di Adamo ed Eva, insomma, i primi. Leggo direttamente dalla parola di Dio. Un giorno Caino parlava con suo fratello Abele e trovandosi nei campi, Caino si avventò contro Abele, suo fratello, e l'uccise. Il Signore disse a Caino: «Dov'è Abele, tuo fratello?» Egli rispose: «Sentite, non lo so, sono forse il guardiano di mio fratello?» La risposta di Caino nasce ancor prima dell'orribile omicidio di suo fratello. Nasce nella sua mente come giustificazione del male che voleva fare e che poi avrebbe fatto. Coloro che uccidono la benedizione, coloro che affossano il bene, rispondono sempre come Caino: «È un problema tuo, non è un problema mio». È la deresponsabilizzazione che spersonalizza, che toglie un ruolo e un significato alla persona nel mondo. Mi spiego meglio. Caino è forse il custode del fratello minore Abele? Certo che lo è. Ogni fratello maggiore ha questo istinto, deve avere questo istinto, perché ogni uomo è un custode di qualcuno, ogni donna lo è. Quando tardiamo, cioè o tradiamo noi stessi, sottraendoci a questo ruolo divino di custode, noi facciamo entrare la rivalità, la competizione, l'invidia nei confronti degli altri. Noi ci avveleniamo e avveleniamo le nostre relazioni. Quando continuo a ripetere «non è un problema mio», tenderò a fare le cose male, senza vero amore, senza cura sostanzialmente. Tenderò a sedermi su un trono di giudizio del fare altrui, cioè giudicherò gli altri e criticherò semplicemente gli altri. Non avrò quasi nulla da bene dire, mentre avrò tantissimo da male dire. È un vivere superficiale. È un sfogliare la vita e non leggerla mai in fondo, nella profondità, senza un coinvolgimento vero. Perché non è un problema mio, è un problema tuo. È un vivere di pause caffè, senza costruire qualcosa, senza perseveranza, senza resistenza. È un vivere di cosette misere. Un teologo, riferendosi a chi cede al cuore di Caino, afferma queste parole: «Ecco una generazione che alza le mani, che ha il motto «sono forse io il custode di mio fratello?» Gente sostanzialmente che si sfila, eserciti di disimpegnati, cultori del ruolo senza rischi, perché non devo mai rischiare, e laboratori di scuse ben studiate». Wow! Tutti, assolutamente tutti, hanno qualcuno di cui occuparsi. Di chi sei custode? Di chi sono custode? Dio ci guidi nel dare questa risposta. Ringraziamo il pastore Christian per questa meditazione, per questo caffè biblico sempre molto profondo e chiaro. Grazie al Signore per questa possibilità che ci dà al mattino proprio di condividervi il caffè biblico insieme con tutti voi. Grazie anche per la possibilità che ci date di entrare nelle vostre case. Io voglio proprio ringraziare il Signore per questa opportunità. In questo weekend ho avuto l'opportunità di conoscere, di vedere, di incontrare persone che non avevo mai incontrato prima, e mi emoziono sempre di fronte al grande miracolo che il Signore fa quando arriva con la sua opera ad edificare anche persone che forse probabilmente non avremmo mai potuto conoscere prima, e scoprire anche tanti miracoli che lo Spirito Santo fa attraverso una trasmissione come quella che stai seguendo, caro amico, cara amica, che potrebbe essere un qualcosa di forse tecnico, stai seguendo forse per controllare e vedere cosa dice questo uomo col pizzetto, ma in realtà in questo momento è il Signore stesso che ti sta bloccando davanti a questa trasmissione, a questa live in diretta, perché ha bisogno proprio di parlare al tuo cuore. Se sei invece già un credente, un fratello, una sorella, e desideri con tutto il cuore ricevere una parola dal Signore, resta insintonizzato in questo programma, perché oggi avremo l'opportunità
di parlarti, Dio avrà l'opportunità di parlarti del modo in cui noi dobbiamo e possiamo essere una Chiesa di qualità. Questo è l'argomento di oggi, come detto in apertura, e lo tratteremo, a Dio piacendo, e grazie anche per la sua disponibilità, col nostro carissimo ospite già collegato con noi, che è il pastore Massimo Mansi. Vediamo se è collegato. Eccolo qui, pace e buongiorno, pastore Massimo. Pace Michele, pace. Grazie, grazie per questa possibilità, per questo collegamento, per come hai preso del tempo dalle tue attività, oltretutto anche in questo periodo anche molto concentrato sull'evangelizzazione in generale. Grazie per questa possibilità e per come ci dai anche l'opportunità di poter analizzare un tema estremamente importante, ovvero la qualità della relazione con Dio e quindi la qualità della Chiesa. Grazie, pastore Massimo. Pace, grazie dell'invito, Michele, un saluto affettuoso con la pace del Signore a tutti i cari che stanno seguendo questa diretta, e voglio ringraziare il Signore per questo tempo che passeremo insieme, meditando la preziosa parola del Signore. E ho desiderato, ho pregato con il fratello Michele, mi ha rivolto questo invito, come sono sempre abituato, passo del tempo in preghiera affinché il Signore possa mettere nel mio cuore il tema, l'argomento da trattare in questa mattina con quanti stanno seguendo questo programma, ma lo faccio anche tutte le volte che devo condividere la parola del Signore con la Chiesa. E questa mattina abbiamo davanti a noi un esempio meraviglioso di un popolo che fedelmente ha portato a compimento l'opera che Dio gli aveva affidato, un popolo che questa mattina abbiamo qui davanti al tempo di Neemia, nella ricostruzione delle mura di Gerusalemme, in cui con l'aiuto del Signore possiamo vedere le qualità spirituali che questo popolo aveva, e credo fermamente che ogni chiesa locale oggi deve prendere esempio da questo popolo. Perché siamo stati salvati, il Signore ha cambiato la nostra vita. Un giorno Gesù disse nel Vangelo di Giovanni, al capitolo 10, versetto 10, io sono venuto affinché voi abbiate vita e vita abbondante, vita esuberante. Quindi un cristianesimo di qualità, una vita piena nel Signore, abbondante, ricca. E non possiamo e non poi trasmettere a quanti ci circondano, soprattutto i pastori, i ministri che sono stati chiamati da Dio, devono riversare sul popolo, sulla Chiesa, questo entusiasmo, questo desiderio, questo zelo di vivere un cristianesimo di qualità. E io credo fermamente, cari, che la vita abbondante e ricca nel Signore non dipende da quello che poi succede intorno a noi, ma dipende esclusivamente dal rapporto personale che ogni singolo credente deve avere con il Signore. Come dicevo, abbiamo davanti l'esempio della ricostruzione delle mura di Gerusalemme. Voglio considerare con voi proprio alcune delle qualità che vengono fuori al tempo di Neemia, e ripeto, e ogni chiesa locale deve prendere atto, deve prendere coscienza che dobbiamo vivere questo cristianesimo che il Signore ci lascia,
scritto nella sua preziosa parola. Io prima di tutto voglio considerare la vita di Neemia. Neemia ha ricevuto dal Signore una chiamata particolare. A differenza magari dei profeti dell'Antico Testamento, come ad esempio il profeta Isaia, che vide la gloria di Dio, il Signore gli parlò e gli disse: chi manderò, chi andrà per noi? E Isaia rispose: eccomi, manda me, a differenza anche di tanti altri servi del Signore. Io qui vedo Neemia che la chiamata che Neemia ricevette dal Signore fu la conseguenza di un bisogno. C'era un lavoro da svolgere, c'era qualcosa da svolgere per la gloria del Signore, c'era un bisogno. Gerusalemme era ormai stata, le mura erano state distrutte, erano stati deportati molti in Babilonia, quindi Neemia si preoccupò, se leggete nel capitolo 1, della condizione dei suoi fratelli. Come stanno i miei fratelli lì a Gerusalemme? E gli fu detto che Gerusalemme era stata distrutta, che la condizione era veramente triste. E voglio che consideriamo, cari, che Neemia, quando iniziò a preoccuparsi per la sorte dei suoi fratelli, era coppiere del re Artaserse. Stava negli agi, nel lusso, nella comodità, era sommelier del re, ma di fronte ad un'urgenza, ad un bisogno, ad un'opera da compiere, Neemia non si tirò indietro. E questo è importante. Molte volte magari stai aspettando chissà cosa deve succedere per iniziare un lavoro. Ci sono intorno a noi situazioni che ci parlano che c'è un'urgenza di mettersi all'opera, fratello e sorella. Dobbiamo sbrigarci, ora lo vediamo, perché Gesù ritorna. E Neemia non disse: va bene, ok, grazie delle informazioni che mi avete dato, adesso pregherò il Signore che mandi qualcuno a ricostruire le mura. No, Neemia nel capitolo 1 pregò, digiunò, confessò il suo peccato, il peccato del popolo, e poi disse: Signore, vi leggo le testuali parole, mi pregò e disse: Signore, te ne prego, siano i tuoi orecchi attenti alla preghiera del tuo servo, alla preghiera dei tuoi servi che vogliono tenere il tuo nome, e concedi oggi, ti prego, successo al tuo servo e fa che egli trovi pietà presso quest'uomo, cioè presso il re. A quel tempo ero coppiere del re. Questa preghiera che scaturì dal cuore di un uomo che cercava il bene di Israele piacque al Signore, più esaudita dal Signore. Dio concesse grazia a Neemia di recarsi a Gerusalemme, toccò il cuore del re, è scritto che la benefica mano di Dio era sulla vita di Neemia, e quindi quando Neemia poi il re gli concesse il permesso di recarsi a Gerusalemme per compiere l'opera, è scritto che Neemia, prima di rivolgersi a tutto il popolo, fece 3 giorni di ispezione su quello che aveva trovato, cioè macerie lì a Gerusalemme, e non disse niente a nessuno, dice il testo. Iniziò a considerare quello che c'era, ma ciò che dette tanta forza alla vita e al cuore di Neemia era questo: che c'era la benedizione di Dio sulla sua vita, la benefica mano di Dio era sulla sua vita. Quindi non si soffermò a guardare le macerie e a dire: adesso da dove devo iniziare? No, ma la prima qualità che voglio considerare, poi Michele, non lo so se vuoi interrompermi o se devo continuare, dimmi. Assolutamente, pastore, ti seguiamo. Dopo eventualmente avremo un tempo in cui possiamo insieme
osservare i punti che ci arrivano al nostro centralino. Anzi, a proposito di questo, vorrei proprio approfittare di questa interruzione per suggerire ai nostri amici di far pervenire i loro messaggi al 379-27-10854 in modo che nella parte finale possiamo interagire. E adesso affrontiamo però e seguiamo i punti che il pastore Massimo vuole mettere in evidenza proprio osservando la figura di Neemia, che viene suscitato da un grande e meraviglioso sentimento, da una motivazione che fa scattare in lui una molla straordinaria. Quindi a te il continuo, prego pastore. Quindi grazie Michele. Quindi ecco che Neemia si rivolge a tutto il popolo, a tutti, li riunisce e dice così: raccontai loro come la benefica mano del mio Dio era stata su di me e riferì le parole che il re mi aveva detto. E quindi di fronte a questo grande desiderio che c'era nel cuore di Neemia di iniziare il lavoro, anche tutto il popolo venne coinvolto. Tanto, cioè, Neemia trasmise a tutto il popolo con grande determinazione, con uno zelo incredibile, il desiderio di compiere l'opera. E il popolo rispose con la prima qualità. E quelli dissero: sbrighiamoci e mettiamoci a costruire. E si fecero coraggio con questo buon proposito. Ora, la prima qualità che credo ogni chiesa locale deve avere è avere una visione con questo buon proposito. Ogni chiesa locale non deve chiudersi in se stessa. Io, perché credo che poi col passare degli anni si rischia di cadere in un formalismo religioso. Ogni chiesa locale deve avere una visione evangelistica di un lavoro da compiere che non si ferma nella propria comunità locale o nel proprio paese, ma ci sono paesi da raggiungere con la predicazione del Vangelo. Nel libro dei Proverbi, al capitolo 29, versetto 18, è scritto che dove non c'è rivelazione, dove non c'è una visione, il popolo è dissipato. È importante che ogni chiesa locale abbia un programma di evangelizzazione da gennaio a dicembre. Tutte le settimane, lo dico perché questa è l'opera che Dio per grazia ci ha affidato, qui nelle Marche abbiamo un programma evangelistico che inizia tutti gli anni a gennaio e si conclude a dicembre con una pausa di mese di agosto, dove raggiungiamo 25 paesi, dove non ci sono chiese. E quindi bisogna avere una visione ampia di continuare a predicare il Vangelo promuovendo il progresso dell'opera di Dio. E bisogna sbrigarsi, la seconda qualità, la prima, avere un programma di evangelizzazione annuale, settimanale, o piove, o nevica, o c'è il sole, a volte magari ci sono realtà dove soltanto il periodo estivo hanno i culti all'aperto e poi dopo si finisce, si riparte l'anno nuovo. No, bisogna sbrigarsi. Il tempo a disposizione, ogni chiesa locale deve avere la consapevolezza, la seconda qualità, che non c'è più tempo da perdere in cose che non ci edificano. Vi è l'esempio, perché c'è un'opera da compiere, e l'esempio ce lo lascia il Signore Gesù. Se vi ricordate, quando il Signore ha guarito il cieco nato, in Giovanni 9, il versetto 4, Gesù stesso dice: bisogna che io compia le opere di colui che mi ha mandato mentre giorno, perché la notte viene in cui nessuno può operare. Quindi la seconda qualità, dopo che bisogna pregare il corpo pastorale, gli anziani: Signore, dacci, mostraci il lavoro che dobbiamo compiere, e il lavoro è sempre tanto, perché tanto è stato fatto nell'opera di evangelizzazione, ma tanto ancora c'è da fare, fratelli. Ci sono milioni di persone qui nella nostra Italia che ancora non conoscono l'amore di Dio. E quindi dobbiamo sbrigarci mentre è giorno, cioè mentre abbiamo tempo, perché il tempo a disposizione sta per terminare, perché Gesù ritorna. E l'Apostolo Paolo, quando scrive la sua epistola ai Romani, al capitolo
13, dal versetto 11 al versetto 14, dice consci, consapevoli del momento cruciale. Quale momento cruciale? Il re ritorna, perché quello che sta succedendo intorno a noi ci parla con chiara evidenza che il Signore ha le porte. Consci, è tempo, dice ai Romani, che vi svegliate dal sonno, perché la notte ha avanzato, il giorno è vicino. Quindi la seconda qualità è quella di sbrigarsi, di mettersi all'opera, con una visione chiara, con un buon proposito. Tutto il popolo aveva davanti a sé un desiderio: vedere fino all'ultimo mattone messo nella ricostruzione delle mura di Gerusalemme. Con questo si fecero coraggio e si misero tutti a lavorare. E la terza qualità la vediamo al capitolo 4 di Neemia, al versetto 6, perché poi c'è da considerare questo, cari amati del Signore, che quando ci si muove nella volontà di Dio, quando è Dio a dare l'iniziativa e quindi a scendere in campo, a ungere un suo servo, a ungere la Chiesa, inevitabilmente ci saranno opposizioni, perché Satana non vuole che l'opera di Dio progredisca, e noi non la dobbiamo dare vinta. Qui abbiamo i Sanballat, i Tobia, molti furono gli oppositori dell'opera della ricostruzione delle mura di Gerusalemme. Vi assicuro che è così, fratelli. Ma se Dio, colui che è sceso in campo, se Dio ha preso l'iniziativa toccando il cuore di Neemia, fratelli, l'opera sarà portata a compimento. Perché quando Dio inizia un'opera, l'opera di Dio la porta a compimento. La terza qualità, dicevo, al versetto 6, quando il lavoro era stato già iniziato, ma fino a metà, non era stato completato. La terza qualità, quale deve essere? Di una chiesa locale, di un popolo che ama il Signore. È scritto che il popolo aveva preso a cuore il lavoro. Prendere a cuore il lavoro. Credo di non sbagliarmi, ma nel libro del profeta Geremia è scritto: maledetto colui che compie l'opera di Dio fiaccamente. Fratelli, è meraviglioso servire il Signore. E quindi, partendo dai conduttori, da coloro che Dio ha stabilito, bisogna che riversiamo su tutta la Chiesa il desiderio di prendere a cuore l'opera di Dio, di evangelizzare, di portare anime a Cristo, perché il tempo a disposizione è poco. E un giorno tutto passerà, tutto finirà, solo quello che avremo fatto per il Signore rimarrà. Quindi un popolo che aveva preso a cuore il lavoro con una visione chiara, mano nella mano. E questa è un'altra qualità importante. Prendere a cuore il lavoro, il popolo era molto numeroso, ma tutti avevano la visione di portare a compimento la ricostruzione delle mura. Quindi voglio dire questo, poi perché i tempi sono difficili. Abbiamo l'esempio nella chiesa di Corinto. Bisogna studiarsi nelle comunità locali di mantenere l'unità, come dice Paolo agli Efesini al capitolo 4, l'unità dello Spirito. Siamo fratelli e sorelle. Nelle nostre vene scorre lo stesso sangue, il sangue regale, che ci ha lavati, ci ha purificati. Siamo il popolo di Dio, quindi all'interno di ogni comunità c'è da studiarsi di mantenere l'unità, amandoci, perdonandoci e sopportandoci a vicenda, perché quello che era successo a Corinto, perché le divisioni all'interno di una comunità possono frenare proprio il promuovere il progresso dell'opera di Dio. Il lavoro può rimanere a metà, quindi non importa, amiamoci, perdoniamoci, perché siamo fratelli. L'importante è che il lavoro venga portato a compimento. Vi ricordate l'esempio per eccellenza che ci lascia il patriarca Abramo, quando i pastori di Lot e i pastori di Abramo, in Genesi 13, iniziarono a litigare per prendersi lo spazio più ampio? Abramo avrebbe potuto dire a Lot: ascolta, qui devo decidere prima io,
e poi tu. Invece Abramo disse a Lot: non è buono che litighiamo, perché siamo fratelli. Se tu vai a sinistra, io vado a destra. E se tu vai a destra, io vado a sinistra. L'importante, fratelli, è che il lavoro venga portato a compimento. Un'altra qualità importante, la quarta qualità importante, certo il tempo ci manca, devo andare un po' velocemente, è che di fronte alle opposizioni dei nemici non si difese. Sapete qual è l'arma che abbiamo a disposizione quando lavoriamo per il Signore e iniziano ad arrivare le opposizioni che vogliono fermare il lavoro, che vogliono fermare il progresso dell'opera di Dio? Noi abbiamo un'arma a disposizione potente, popolo, chiesa e quanti mi state ascoltando, ed è la preghiera. Al versetto 9, quando Sanballat, Tobia, gli arabi, gli ammoniti e gli asdodei udirono, ascoltate bene, cari, che la riparazione delle mura di Gerusalemme cominciava a chiudersi, si indignarono moltissimi. Prima iniziarono a dire: lasciamoli fare, tanto poi ci sale una volta sopra e farà crollare tutto. Però il desiderio era nato nel cuore di Nemico. Il popolo era compatto e unito. Col desiderio, presero a cuore il lavoro e andarono avanti. Ma di fronte all'indignazione dei nemici, dice il testo, addirittura tutti quanti assieme si accordarono e venirono ad attaccare Gerusalemme perché gli arabi del disordine. Ecco cosa può succedere. Che a volte il nemico suscita persone intorno a noi per venire a creare del disordine, affinché il lavoro non venga portato avanti. Ma c'è sempre una cosa che Satana dimentica. Ma tanto d'altronde è il lavoro suo. Che quando Dio inizia un'opera, ripeto, lui la porterà sempre a compimento. Quando i nemici si scagliano magari contro l'opera di Dio, contro la Chiesa del Signore, hanno a che fare con Dio. È l'ultima parola, c'era sempre il Signore, perché chi tocca noi, dice la scrittura, tocca la pupilla dell'occhio suo. E di fronte a tutto questo non è che Nemia e il popolo iniziarono a minacciare Sanballat, assolutamente no. Ma noi pregavamo il nostro Dio. La preghiera: Signore, considera tutte le opposizioni e a noi concedici di portare a compimento il lavoro. La preghiera. E qui voglio dire una cosa molto importante. Ringrazio il Signore, parlo dell'opera che per grazia stiamo portando avanti. Io credo che ogni chiesa locale, in Italia e nel mondo, non può limitarsi ad avere, se vogliamo vedere la gloria di Dio e il progresso dell'opera, le anime salvate, la manifestazione della gloria di Dio, non si può limitare ad una riunione di preghiera infrasettimanale e poi basta. No, fratello, io ringrazio il Signore in questi anni e della forza che sostiene la Chiesa, il ministero, l'opera, ed è ciò che sostiene il lavoro che viene portato avanti nel corso degli anni. Il lunedì, tutti i lunedì, oramai c'è da anni. A casa abbiamo la riunione di preghiera, il martedì la riunione di preghiera, San Severino, mercoledì a Loreto, giovedì nelle nostre case, venerdì abbiamo la riunione di preghiera e studio biblico, il sabato il gruppo evangelistico è in chiesa, prega e va ad evangelizzare. Quindi bisogna essere come la chiesa del primo secolo, una chiesa di qualità, Atti capitolo 2, stavano tutti i giorni insieme. E mi viene in mente, come sai bene Michele, che amo tanto leggere un po' i libri che Spurgeon ci ha lasciato, un'eredità meravigliosa spirituale, in uno dei suoi libri Spurgeon, sapete, descrive questo, dice che al suo tempo, al Metropolitan Tabernacolo di Londra, quando andavano i pastori dell'epoca a visitarlo, sai Michele, Spurgeon non li portava subito a vedere i locali di culto, ma
dice che li portava sempre nel piano sotterraneo. E lui lo definiva la centrale elettrica, Spurgeon, dove H24 i credenti si alternavano nella preghiera che sosteneva tutta l'opera. Sto avviandomi verso la conclusione, non so, Michele, posso continuare? Vuoi interrompermi? Dimmi tu. Assolutamente sì, puoi continuare, pastore, puoi tranquillamente finire. Abbiamo ancora tranquillamente 20 minuti, quindi puoi liberarti anche di qualche altro aneddoto. Stavi appunto parlando di Spurgeon, di come intravedeva l'importanza appunto della coesione. Oggi si fanno, pastore Massimo, tantissimi corsi per unire la motivazione del gruppo di lavoro, per esempio, facendo riferimento. Ma che cosa unisce la Chiesa nella sua motivazione principale? Pare già di intravedere quello che stavi per dire, la preghiera. Quindi ti lascio subito approfondire e continuare, prego. Sì, la preghiera, la comunione personale con il credente individualmente deve avere la stanzetta di preghiera ogni giorno, e quindi poi anche nella propria vita, nel proprio rapporto con Dio, ma poi anche la preghiera comunitaria, perché la preghiera, la scrittura ci dice che molto può la preghiera del giusto fatta con efficacia. La preghiera cambia intere situazioni e sostiene nel corso degli anni l'opera di Dio, fortifica la fede, ti incoraggia ad avanzare e a non indietreggiare. Un'altra qualità che voglio considerare, poi sto quasi per concludere, è questa, che il popolo al tempo di Neemia, ecco, col solo desiderio di vedere le mura ricostruite, ecco che dice, dopo che il lavoro continuò nonostante le opposizioni, il testo dice in Neemia 4:16: da quel giorno la metà dei miei giovani lavorava e l'altra metà stava armata di lanci, di scudi, di archi e di corazze, e i capi stavano dietro a tutto il popolo di Giuda. Quindi dobbiamo avere, ogni chiesa locale deve avere la consapevolezza che siamo in guerra, il nostro combattimento, quindi rivestire ogni giorno la completa armatura, quindi un popolo armato, quella che Paolo descrive in Efesini capitolo 6, dal 10 al 20, dobbiamo avere consapevolezza che il nostro combattimento, dice la scrittura, non è contro carne e contro sangue, ma contro i principati, contro le potestà, contro i dominatori di questo mondo di tenebre. Quindi dobbiamo rivestirci ogni giorno il popolo del Signore della sua completa armatura per resistere, dice il testo, nel giorno malvagio e restare agli attacchi del nemico e restare ritti in piedi. E un'altra qualità importante, ma questa la troviamo scritta nel capitolo 8 di Neemia, quando il lavoro fu portato a compimento, e questo è un altro punto importantissimo se vogliamo vedere veramente il progresso dell'opera di Dio. Quando tutto fu portato a compimento, al capitolo 8 di Neemia vediamo che il Esdra lesse il libro della legge di Mosè e tutto il popolo era riunito nella piazza, dice il testo, come un solo uomo. Ed erano riuniti uomini, donne, bambini, tutti quelli che erano in grado di capire e tendevano bene l'orecchio all'ascolto della parola di Dio. Quindi, e poi dopo ci fu un grande risveglio, che il popolo digiunò, pregò e Dio li benedisse grandemente. Un altro qualità importante, un altro aspetto importante, lo meditavamo ieri mattina durante il culto a San Severino, ho meditato in Geremia 38, quando Geremia disse al re Sedechia: tutto andrà bene per te e vivrai se ubbidirai. E quindi dobbiamo studiarci di sottometterci alla parola e di ubbidire, senza se e senza ma, perché la parola di Dio è potenza e continua a cambiare le vite ancora oggi. E concludo, Michele, in ultimo, il popolo
al versetto 23 del capitolo 4 dice così: io e i miei fratelli, io poi e i miei fratelli, i miei giovani e gli uomini di guardia che mi seguivano, non ci spogliavamo, ognuno teneva le armi a portata di mano. E i versi che non ho letto dice anche che con una mano lavoravano e con una mano tenevano l'arma, ma non si spogliavano. Questo cosa significa? Significa che erano vigili, uno spirito vigile, una chiesa che ha una visione chiara e sempre vigile, H24, che il nemico da un momento all'altro può venire per distruggere. E quindi essere sempre pronti. Certo, si lavora con due mani, sicuramente comprendete che il popolo si dava da fare, lavorava e nello stesso tempo era vigile, armato, affinché nessuno potesse distruggere o demolire il lavoro fatto per la gloria di Dio. E devo concludere con questi versi, cari, che le mura furono portate a termine il 25° giorno di Elul in 52 giorni, in meno di 2 mesi. E quando tutti i nostri nemici lo seppero, tutte le nazioni circostanti furono prese da timore e provarono una grande umiliazione, perché riconobbero che quest'opera si era compiuta con l'aiuto del nostro Dio. Che Dio vi benedica. Amen, amen. Grazie per questa meditazione e anche questo approfondimento riguardo alle caratteristiche che deve avere una chiesa locale, diremmo. Oggi consideriamo la chiesa, in virtù di questa meditazione che ci hai condiviso, pastore, la chiesa come un gruppo di lavoro, un team, una squadra che ha una visione. Vogliamo un attimo ricapitolare 4 punti, aiutaci un attimino. La visione, che è importantissima, pastore, poi il secondo punto è... Il secondo punto è mettersi all'opera senza perdere tempo. Senza perdere tempo, ecco, questa mi mancava. Senza perdere tempo, poi predicare, prendere a cuore e poi non fermarsi. Ecco. Fare della preghiera la priorità, essere rivestiti della completa armatura, vigilando e sottomettendo alla sovrana parola. Amen, amen, alleluia. Ci sono dei consigli e degli spunti molto interessanti anche quando ci si muove all'interno proprio della Chiesa per svolgere un ruolo che il Signore ha affidato ad essa, ma non dobbiamo sempre, questa è una delle cose che anche ci è arrivato come messaggio, una delle cose che spesso si sottovaluta e che crediamo e nascondiamo sempre in un certo senso i nostri punti di vista anche personali dietro ad una visione generale della Chiesa. Chiamata, e poi dimentichiamo che a volte Dio manda delle missioni e delle dei lavori da svolgere nell'individualità della chiesa locale che vanno a sposarsi, per esempio, con l'identità dei luoghi in cui si interagisce. Per esempio, ci sono delle realtà in alcuni stati in cui è più importante una forma comunicativa piuttosto che un'altra. Allora, tante volte per evangelizzare, Dio spinge i credenti a muoversi in un certo modo e che può essere vista strana se si guarda da un punto di vista di una nazione diversa. E a volte ci perdiamo dietro a giudizi che hanno a che fare proprio con queste diversità. E poi dimentichiamo che Dio invece per dei luoghi, il pastore Massimo metteva in evidenza una cosa importante, che la chiesa locale ha la chiamata verso gli abitanti dei luoghi in cui è impiantata e quindi l'importanza delle anime, delle famiglie, la concentrazione costante della chiamata della chiesa locale è quella di raggiungere proprio i propri compaesani, i propri concittadini, le persone che si incontrano tutti i giorni, magari al mercato, per i quali Dio chiama ad avere un peso particolare. Citavi Spurgeon, a cui sei particolarmente legato, pastore Massimo, ma come non ricordare il peso che Spurgeon aveva per le anime e come lo alimentava e lo trasferiva e influenzava chi raggiungeva con le sue predicazioni proprio attraverso il peso delle anime, il peso della salvezza delle anime. E tante volte invece ci concentriamo nei processi interni
al gruppo di lavoro e dimentichiamo, ecco, questi punti meravigliosi che oggi il pastore Massimo ha evidenziato con la figura di Neemia e che sono veramente dei punti interessanti da prendere in considerazione proprio anche per te che in questo momento forse leader di chiesa o probabilmente responsabile o forse semplice credente incastrato all'interno di una missione, stai pensando di portare avanti una missione che Dio ti ha dato attraverso lo Spirito Santo e lo vuoi fare attraverso le indicazioni che Dio ti ha dato. Questo di stamattina è proprio un incoraggiamento che ti giunge da parte del Signore. Quindi Neemia ha potuto terminare dicendo come un solo uomo, leggevi Pastore Massimo questa conclusione meravigliosa, come un solo uomo hanno portato a termine la missione che Dio ha affidato, ma quali sono stati i tasti che Dio ha dovuto toccare nel cuore degli attori principali? Il nemico ha toccato, abbiamo visto Sanballat, Tobia con delle corde che hanno a che fare con l'umanità, con l'invidia, con la gelosia, con lo scoraggiamento, con il bullismo, Che atteggiamento da bulli hanno assunto questi uomini? Il Signore invece ha utilizzato le leve della motivazione che provengono dallo Spirito Santo. Ecco, che cosa sta muovendo appunto il tuo operato? Pastore, vuoi aggiungere altro? Ci sono dei messaggi che hanno proprio a che fare con i chiamati, uomini e donne chiamati ad un lavoro particolare. In ultimo, Michele, sento in cuore di aggiungere la figura bellissima di Neemia, che quando portò a compimento il lavoro, quando riorganizzò il culto e mise in ordine tutto, lui ritornò a svolgere il lavoro che svolgeva prima come cocchiere del re, ma senza mai dimenticare l'opera che aveva compiuto. E spesso andava a trovare i fratelli a Gerusalemme per vedere come stavano. E un'ultima annotazione, mi sento in cuore di dire, poi qui concludo, che uno dei nemici della ricostruzione delle mura di Gerusalemme, cioè Tobia, al capitolo 13, quando Neemia arrivò per vedere come stavano tutti, notò che gli era stata affidata da un parente di Tobia che aveva la responsabilità un po' di vigilare su tutto, gli fu data una stanza a Tobia. E quando arriva Neemia, dice: che ci fai tu qui? Prese tutte le masserizie e lo mandò via. Tu non puoi stare qui. Cosa voglio dire in conclusione? Che chi ha cercato di opporsi all'opera di Dio, magari all'inizio, è vero che noi dobbiamo pregare, ma non potrà avere, infatti lo dice Neemia, voi non potete avere né parte né diritto in tutta questa opera, lo dice al capitolo 2. Quindi alla fine, se noi persistiamo, perseveriamo, portiamo a compimento il lavoro, anche i nemici riconosceranno che l'opera, se fatta con l'aiuto del Signore, e comunque poi al nemico, applicando questa alla nostra vita spirituale, Dio ha compiuto un'opera meravigliosa nelle nostre vite, ci ha ricostruito le tante macerie, ha fatto di noi il tempio dello Spirito Santo, e non dobbiamo dare spazio a Tobia di poter nuovamente entrare per crearvi disordine. Quindi vigilare affinché l'opera di Dio, prima di tutto, la preserva il Signore, perché Lui ne è il guardiano, ma noi abbiamo la responsabilità di vigilare affinché nulla possa danneggiare. Che Dio vi benedica. Amen, amen. Pastore Massimo, c'è un appunto di un nostro carissimo amico che ci scrive, lo salutiamo, Francesco, il quale dice che questo principio è dato per scontato nella nostra chiacchierata di oggi, perché è molto identitaria l'evangelizzazione nel ministero del pastore Massimo Manzi, ma dice ovviamente
dice ovviamente che questi punti che hai citato, caro pastore, possono essere tranquillamente applicati anche a missioni che la Chiesa riceve anche di altre nature, che possono essere per esempio di cura pastorale, che possono essere di chiamata apostolica. Ci sono realtà dove si è chiamati proprio ad agire in modo anche un tantino staccati dal contesto evangelistico puro, così come l'abbiamo espresso, ma noi non vogliamo assolutamente dimenticare che la chiamata è di ogni discepolo in qualunque servizio, in qualunque ambito possa essere svolta, ha di per sé ovviamente la evangelizzazione, quindi la manifestazione, la predicazione della buona novella. E quindi credo che anche tu, pastore Manzi, se vuoi aggiungere altro, il nostro amico dice, quindi possiamo applicare questi punti anche in missioni di diversa natura, quindi probabilmente si fa riferimento anche alle iniziative sociali che sono così tanto sponsorizzate. Prego. Assolutamente sì, Michele, assolutamente sì. Questi punti possono essere anche, possiamo applicare ad ogni aspetto del servizio al Signore, non soltanto nell'avere una visione ampia del lavoro evangelistico, che comunque rimane il grande mandato che Dio ha affidato alla Chiesa. Bisogna servire il Signore prendendo a cuore l'opera sua. Dio e l'opera sua devono avere il primato nella vita, indipendentemente dai ministeri, la scrittura ce ne parla, sono cinque, indipendentemente, ecco, ripeto, dai ministeri, chiunque ha ricevuto dal Signore un talento, un ministerio, un dono, lo deve mettere a disposizione della Chiesa per l'edificazione e deve prendere a cuore il lavoro. Dio e l'opera sua devono avere il primato, e allora solo così Dio manifesterà la sua gloria e ci farà vedere segni e prodigi in mezzo al suo popolo. Non bisogna servire il Signore con fiacchezza, quello che Dio ti ha dato, come dice Paolo a Timoteo, al capitolo 4 del secondo Timoteo, se non vado errato, adempi fedelmente ai doveri del tuo ministero, soffri le sofferenze come un buon soldato e porti a compimento il lavoro. L'opera di Dio va presa a cuore e portata avanti fino alla fine, per sentirsi dire un giorno dal Signore: entra nella gioia del tuo Signore, buono e fedele servitore. Perché alla fine quello che Dio richiederà da ciascuno di noi è se gli siamo stati fedeli, un amministratore fedele in quello che Dio ci ha affidato. Dio vi benedica. Amen. Grazie pastore Manzi, grazie per questa mattinata passata intorno a questo esempio biblico straordinario della figura di Neemia. Ha tanto parlato alle nostre vite, anche le azioni, poi intanto che ci hai aggiunto un particolare che è appunto quello di Tobia, e alla fine quindi anche il tono di difesa che bisogna tenere di fronte alla grande chiamata che Dio rivolge ad ognuno, è stato un grosso esempio da prendere in considerazione. Intanto ti ringrazio, Dio continua a benedire la tua vita. Voglio molto velocemente parlare e avvisare i nostri amici delle Marche che sia a San Severino che a Loreto il pastore Massimo vi aspetta, perché ci sono i culti a San Severino in via Ferranti, zona Taccoli, è vero? C'è il culto il martedì, il venerdì e la domenica al mattino. Vorrei chiedere a te sia l'indirizzo, pastore Massimo, sia di San Severino che Loreto, per tutti gli amici e le Marche della zona che ci stanno seguendo e che possono raggiungervi in chiesa, nella famiglia. Prego. Okay. Allora, cari, siete benvenuti a venirci a trovare, pregate per noi. Noi abbiamo la chiesa madre a San Severino Marche, nell'entroterra marchigiano, in provincia di Macerata, e abbiamo il martedì riunione di preghiera alle 19:30, venerdì studio biblico 19:30 e la domenica mattina il culto alle 10:30, chiesa di San Severino. Poi abbiamo la comunità a Loreto in via Fratelli Brancondi 28,
un po' centro di Loreto, grazie a Dio da circa 3 anni c'è una bellissima comunità, e abbiamo il mercoledì alle 19.30 studio biblico alternato alla riunione di preghiera, e tutte le domeniche alle 18 abbiamo il nostro culto. Sabato scorso abbiamo avuto anche un corteo evangelistico nella città di Loreto, una bellissima evangelizzazione che ci hanno accompagnati i fratelli di Napoli Gianturco con il fratello Mattia Basile, siamo stati veramente tanto benvenuti. Quindi siete benvenuti nel venirci a trovare. Pace a tutti. Grazie Pastore Massimo Manzi, Dio ti benedica, Dio continui a benedire la vostra attività lì nelle Marche. A presto, pace. Pace a tutti. Pace, buon lavoro. Amen insieme. E vi ringraziamo cari amici e siamo felici anche di aver dato delle indicazioni per i nostri amici ascoltatori dalle Marche per poter unirvi, aggregarvi, perché no, ad una famiglia sana spiritualmente lì nella vostra zona delle Marche. Ringraziamo il Signore per questo tempo, grazie per come ci avete seguito, vi diamo appuntamento a Dio piacendo a domani con una nuova diretta qui, avremo un nuovo ospite e saremo collegati per affrontare ancora un altro argomento, intanto vogliate ricevere i miei affettuosi saluti, a Dio piacendo ci vediamo domani e ricordatevi che la nostra programmazione di oggi continua con tante altre dirette e anche grazie a Dio con dei contenuti, anche se non sono in diretta ma sono proposti e riproposti, Dio continuerà a parlare alla vostra vita. Questa sera alle 23.30 troverete la replica di questo programma. Con questo vi saluto veramente stavolta, a Dio piacendo ci vediamo domani, pace, shalom. Hai ascoltato Review? Continua a seguirci sui nostri canali social o sul sito www.paroledivita.org.